progetto di vendere alcuni alloggi popolari di Napoli a prezzi decisamente concorrenziali per favorire le fasce deboli, a che punto è in concreto nel piano che vi siete dati come comune? Prezzi popolari, perché questa è una grande operazione che va a soddisfare bisogni sociali, va ad alleggerire progressivamente l'impegno economico del comune, perché altrimenti saremmo comunque obbligati a fare manutenzioni, oneri condominiali ed altro. Ma poi l'ho detto, in questo secondo mandato noi ci caratterizzeremo sempre di più per stare vicino sempre di più alle fasce deboli della nostra comunità e alle periferie, che poi spesso coincidono, non sempre ma spesso coincidono, e devo dire che le azioni che abbiamo messo in campo sono talmente tante che anche il governo ha espresso nella riunione di stamattina, attraverso il viceministro Nencini, la soddisfazione, e abbiamo anche registrato che ci sono delle risorse economiche che ci possono ulteriormente far fare passi in avanti se la regione Campania le dà anche alla città di Napoli, come è giusto che sia, è doveroso che sia, chiaramente. Tornando al discorso del patrimonio immobiliare, il Comune intende intervenire sulla questione degli affitti che, come sappiamo insomma, dalle ultime cronache, vengono concessi a prezzi troppo bassi rispetto a quelli di mercato? Sì, è quello che stiamo facendo, l'abbiamo illustrato anche adesso, è chiaramente un'operazione che richiede del tempo, perché noi abbiamo anche illustrato da dove siamo partiti, dal signor Romeo, potente gestore del patrimonio immobiliare della nostra città. Oggi lo si sta facendo con trasparenza, con radicalità e a tutto raggio, a 360 gradi. Stiamo intervenendo sui fitti, stiamo intervenendo sui condoni, stiamo intervenendo sull'individuazione dei vari casi di occupazione, da quelli stati di necessità, da quelli criminali, così come la vendita degli alloggi, così come i beni confiscati, così come la costruzione di nuova edilizia, così come il progetto Vele, che è stato considerato uno dei migliori nel bando delle periferie. E quindi sicuramente affrontiamo anche il caso dei fitti, perché una cosa è quello che dicevamo prima, la vendita a prezzi molto contenuti per chi ha una situazione di disagio, altre cose è vedere, come anche abbiamo trovato, casi di fitti assolutamente ingiustificati nei confronti di soggetti o persone, così come stiamo cercando di mettere completamente ordine e sistemazione al tema dell'assegnazione di pezzi di patrimonio immobiliare anche a realtà, come dire, associative che fanno attività meritorie sul territorio, così come le delibere sui beni comuni. Insomma, è veramente un'attività di riordino del patrimonio immobiliare della nostra città, come immobili ma anche come zone agricole, zone rurali, cioè in generale tutto il patrimonio immobiliare. È davvero un'operazione senza precedenti che nel Comune di Napoli non si era mai fatta, e lo stesso viceministro ci ha dato atto di questo, ci ha dato atto da dove siamo partiti e ha anche compreso di quanto difficile sia stata l'operazione che abbiamo messo in campo di passare dall'esternalizzazione a Romeo all'internalizzazione del patrimonio immobiliare. Signora, lei ha detto per accelerare servono le risorse, il viceministro ci ha detto, sì, che la regione ha 50 milioni di, sì, euro, parte per Napoli, sì, voi avete già adesso ne avrà anche altre. Un'azione, diciamo, di pressing sulla regione per avere queste, ma, risorse? Ma direi di più di un'azione di pressing, nel senso che stiamo da mesi impegnati su questo, politicamente e istituzionalmente. Abbiamo ragioni di ritenere che questa ingiustizia verrà rapidamente messa a posto, perché è assolutamente inaccettabile che la città di Napoli non sia prevista nel piano dei finanziamenti per gli alloggi popolari. Noi sosteniamo con forza questa azione dal punto di vista politico e istituzionale, il governo la sostiene, come avete potuto notare, come in questi mesi abbiamo lavorato. Noi ne abbiamo più volte parlato con la regione, l'abbiamo posto all'ordine del giorno, l'hanno fatto gli assessori competenti, l'ha fatto il capo di gabinetto, e abbiamo ragioni di ritenere che si troverà sicuramente un punto d'incontro su questa esigenza della città di Napoli. Insomma, le notizie che abbiamo sono rassicuranti, però non ci accontentiamo delle rassicurazioni. Abbiamo bisogno di fatti concreti, e il fatto concreto è che le linee di finanziamento dalla regione possano arrivare al più presto alla città di Napoli. Che parliamo della possibilità di alloggi, tra i 2.000 e 3.000 alloggi con le risorse che la regione dovrebbe dare al Comune di Napoli, quindi un'operazione, cioè noi abbiamo messo in campo il massimo, questo massimo al netto dei miglioramenti che nella vita ci possono sempre stare ci è riconosciuto dal governo. Oggi possiamo fare un salto di qualità perché il governo ha dato le risorse alle regioni,
Io continuo a ritenere che le risorse devono andare direttamente alle città, ma questo è un altro tipo di battaglia. La Regione finora non ha dato le risorse al Comune di Napoli e questa è una cosa inaccettabile. Ora, dall'attività istituzionale, politica che abbiamo messo, e amministrativa, progettuale, che abbiamo messo in campo, abbiamo ragione di ritenere che questo gap, questa ingiustizia, questa mancanza venga colmata. Chiaramente noi ci attendiamo che questo accada immediatamente, sia per quanto riguarda quelle risorse che ha indicato lei, sia per le risorse che chiaramente dovranno da qui a breve venire nella nostra città. Oggi al Vice Ministro che l'obiettivo è l'abbattimento della prima vela a giugno. E se le cose vanno come devono andare, anche l'integrale liberazione della seconda vela entro anche quest'anno. Quindi la tempistica va bene, i bandi stanno procedendo, il patto per Napoli e periferie pure procede, Bagnoli procede, insomma i tavoli istituzionali procedono davvero bene.